L'arrivo delle feste di Natale è anche l'occasione per il gruppo di minoranza Risorgi nel Sant'Egidio anche di fare un bilancio di quella che è stata l'attività amministrativa in questo 2023. Innanzitutto grazie a City Rumors per l'opportunità di fare intanto nell'occasione delle festività natalizie gli auguri a tutti i sant'egidesi e perché no a tutti i cittadini della splendida Val Vibrata di cui facciamo parte. E si chiude un altro anno in cui la nostra amministrazione comunale, che si dice appagata del lavoro svolto, continua a non avere consensi, anzi lamentele di ogni tipo da parte della cittadinanza, della pochezza dell'operato, nonostante ci siano asfalti, come dice il nostro sindaco, cantieri aperti, ma continua lo share a scendere più in basso di questa amministrazione. Non ultimo, forse la dimenticanza del Natale della nostra comunità. Magari non è stata scritta la lettera a Babbo Natale, i sant'egidesi purtroppo non si sono accorti che il Natale sia arrivato anche da noi. Vedendo tutto quello che c'è nelle comunità vicine, a partire da luminarie bellissime da andare a vedere sia al momento dell'accensione e da godere tutte le sere, piste di ghiaccio in ogni dove che sono un polo d'attrazione per i bambini e perché no anche degli adulti che si vogliono divertire, nonché mezze fiere organizzate con il mal di stomaco e quindi con consensi di partecipazione sia da parte dei commercianti che da parte dei cittadini che arrivavano alle 100 unità. E nonostante l'impegno delle varie associazioni locali che provano a dare vita a qualche minima attività, ma questa amministrazione stenta ancora a decollare nonostante stia per finire il suo mandato. E dulcis in fundo, in questi ultimi giorni il dibattito che riguarda il nostro ITT, l'Istituto Industriale, il famoso Istituto Industriale di Sant'Egidio, che il signor sindaco dice che ha girato tutte le scuole e forse non si è accorto che qualcuno vuole portarci via il fiore all'occhiello della nostra comunità che da 50 anni è presente, con il suo corso di meccanica e soprattutto con il corso di moda tanto caro alla nostra comunità, visto le aziende che ancora reggono il mercato nazionale e mondiale del settore tessile. E quindi noi delle minoranze Risorgi Sant'Egidio e Centrodestra del Sant'Egidio abbiamo presentato una mozione pochi giorni fa, abbiamo protocollato, che è stata messa come punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, nella quale chiediamo innanzitutto a tutto il consenso consiliare, a tutti i consiglieri, di speriamo di firmare, di essere tutti favorevoli a dare mandato al nostro sindaco di difendere in ogni dove, sindaco e amministrazione, di difendere in ogni dove, in ogni tavolo che ci sarà da qui a seguire, diciamo difendere quello che poi già abbiamo, difendere questo istituto che per noi è importantissimo e magari di rinforzarlo e aiutarlo a crescere, a migliorarsi con tutte le peculiarità possibili industriali e non, e soprattutto anche delle amministrazioni provinciali e regionali, visto che poi tutti gli istituti fanno capo alla provincia, agli istituti superiori, e quindi non vediamo motivo per cui venga proposta una nuova istituzione, un nuovo corso di studi simile a questo nei siti vicini, nelle scuole vicine, quando abbiamo già un fiore all'occhiello che potrebbe essere molto e facilmente potenziato e portato alla ribalta di tutta la vallata e perché no della vallata del Tronto circostante.